A zero, Marco da fare, sappiamo leggere, grazie. Ciao. Aspetta. Ciao a tutti ragazzi, ben trovati, ben martedì. Martedì, eccoci qua, live sono su Twitch. Sono arrivati 420 euro di luce, ti è la spesa. Ben pomeriggio a tutti. Dai, l'altra volta era 800. Dopo... Andare a peggio, è certo. Porco Giuda, considerando che era arrivata quella dell'estate. Prima pagavamo 2,80. Sì, vabbè, però è estate, l'anno scorso ha pagato 8 piotte. 8 Plotas, se mi ricordo. Quindi a metà già è un traguardo. Fa 8 piotte per due volte le fila. Capito? Un 1-2 di quelli. Allora, posso dire, rimettono le maionese. Certo, Dominio, è normale che noi mettiamo la maionese. Siamo qui, c'è la pasta al Mac. No, costa troppo la maionese. Allora, ben pomeriggio a tutti e ben martedì a tutti. Siamo live dal laboratorio. Laboratorio abbastanza desolato perché quei due PC, due che c'erano da fare, anzi tre, sono stati già fatti stamattina. Uno è in garanzia, grande Costa e grande Ciccio. Dai, stanno Ciccio per far partire un treno, grazie. E c'era un portatile della Razer che avevamo fatto in assistenza più di una settimana fa, ma c'era la batteria scoppiata, quindi abbiamo ordinato la batteria, è arrivata la batteria, lui l'ha portata all'1:30, gliel'ho smontato, rimontato e mandato via al volo. Quindi questo è stato proprio toccata e fuga. Poi c'è un altro portatile che sostituzione batteria, installazione di Windows, e un PC fisso che stiamo aggiornando il BIOS e lo stiamo formattando, grande Diamondi, che lo grazie. Stato, grazie. E stiamo formattando, che è quello che vedete lì giù in fondo, che è in garanzia. La formattazione normalmente non è in garanzia, però il PC è in garanzia. Non vedi Ermurena. Lo stiamo grande, lo stiamo sistemando e lo stiamo riformattando. Quindi non abbiamo granché da fare se non. Però ci è avanzato un PC. C'è avanzato un PC del Dot Inge Civita, che essendo Dot Inge, che ha fatto? Ha cambiato le RAM e il PC ne parte più. Ma tu vuoi vedere quello? Io. Siamo quello vediamo. No? È più interessante montare un PC da ufficio. No, cioè... quello non lo possiamo montare perché è mancato. Vabbè, praticamente Civita ha montato quattro. Ma loro vogliono vedere il PC di Civita, certo. Scusa. Certo. PC di ingegnere, mica voglio tutti i PC giorni. PC di ingegnere con un problema rarissimo, mai visto, problema difficilissimo da risolvere, tal punto che un ingegnere, posso dire una cosa, l'ha dovuto portare io in un laboratorio. Al posto di Civita, non perché è Civita, ma sapendo che il titolo è studio, sapendo che tu c'hai la terza media e tutto, no? Ma... io non, prima di portarlo, guarda, per la vergogna l'avrei portato da un altro negozio. Sì, perché così è. Se cioè, non ce l'avrei fatta a resiste, capito? 9 inserzioni? Se mi risponde a voce non vi ascolto. Ma non so che cosa è cambiato, Domenico. Noi non abbiamo cambiato niente sul canale. Non so, poi in teoria se hai il Prime non dovrebbe... Non c'ha il Prime, non c'ha la sub. Lui c'ha il Prime ma non c'ha la sub. Quel logo sta a indicare che lui ha l'account loggato con il Prime, ma non che abbia la sub, quindi le pubblicità partono a muso. So gestire da Twitch. Twitch purtroppo c'ha questo brutto vizio che ma è risaputo già da un po', che hanno fatto un macello col discorso. Allora, hanno fatto un macello solo col discorso dei no pubblicità. No, vabbè, a me è uscito il coso del qua e dell'anno ancora compilato. Vabbè, tanto loro ti danno una deroga di 30 giorni, poi dopo ti fa per forza. E io lo compileremo. Fabio, l'usato che vendi, ci paghi le tasse nonostante si presume che sia già stata pagata l'IVA? Tecnicamente, se fai una determinata procedura all'ingresso potresti fatturarlo senza IVA. Poi noi per comodità / per motivi nostri preferiamo, dato che è nostra facoltà, fatturarlo con IVA. È un fisso che non si avvia? Sì. Del DAC No, la VEDAC del martedì scorso. No, stavamo qua a poterla. Oh, meno male, è finita la pubblicità. È finita. Fai la sub, Domi. Bravo Fabio, dice Nano, ex finanziere che te fai complimenti, come da lisci. Bravo Fabio, paga l'IVA, cazzo. Esatto, paga l'IVA. Tanto. Oh. Ritirare l'usato e venderlo come privato non sarebbe più conveniente per voi? Tecnicamente sì, però chiamiamo proprio in causa la normativa DAC. Ciao Fassoi, che... come sapete sta creando non pochi problemi
a parte al mondo di Twitch, ma anche al mondo dell'usato, perché a quanto pare, per come è scritto adesso, esiste pure il Prime, Domi. Se no, se non la fai col Prime, vuol dire che quella Stefano non la paghi, ma la fai Esatto. col Prime, quindi te sei incastrato, sei finito in un vicolo cieco. Immagino. Che stavo dicendo? Sembra che ci siano problemi anche su siti diversi da Twitch. Ci saranno problemi probabilmente per eBay, problemi per Ma comunque, Subito. al di là dei problemi che uno potrebbe riscontrare con questa normativa che andrà ad impattare le vendite esterne, diciamo, quelle da arrotondamento, diciamo da privati, il fatto di vendere tramite il negozio è una vetrina. Ti consente di vendere a un prezzo leggermente più alto perché puoi dare uno, sfruttare il sito del negozio per promuovere l'articolo da vendere. Due, una volta che l'hai venduto, la gente è più propensa ad acquistare l'usato quando gli dici che noi come negozio gli riconosciamo un anno di garanzia sul prodotto. Quindi, Grazie, Talessone. grande Thales. Quindi, qualora ci fosse un problema, noi gli andiamo a riconoscere l'importo che ha speso presso di noi come buono spesa. Quindi, può ricomprarci un articolo nuovo scalando Poi in l'importo realtà, che se ha vedete, i speso. prezzi del nostro usato sono all'incirca uguali o inferiori a quelli che trovate su portali famosi tipo eBay. Questo ovviamente va da sé che se il prezzo è basso, se c'è un anno di garanzia, magagna da qualche parte ci deve stare. Noi come politica preferiamo, invece di vendere a un prezzo più alto e valutare le cose di più, preferiamo acquistare l'usato a prezzi più bassi di quelli che sono i prezzi di mercato. Questo è il motivo del perché, se qualcuno di voi ci ha chiesto delle permute via email, avranno notato che quando le andiamo a fare sono più basse del valore di mercato. Però Vabbè, questa è la nostra normale. scelta, perché ritirando l'usato a un prezzo più basso riusciamo a venderlo a un prezzo più basso con la E garanzia. anche a coprire eventuali rotture e quindi garanzie che dobbiamo andare poi a ricoprire proprio di tasca Poi nostra. non ve lo immaginate, però spesso succede, spesso no, diciamo un prodotto su 15, che tu dici c'è una scheda madre 1150, ha sempre funzionato. La compri usata, dopo 3 mesi te la riportano che è rotta. Tu direi, ma ha funzionato 6 anni, com'è possibile essere rotta? Se è rotta proprio in quel momento. In quel caso noi ci andiamo a rimettere non solo il guadagno, ma ci andiamo a rimettere il 100%, perché noi non è che andiamo da chi ci ha venduta e diciamo guarda che la scheda che ci ha dato si è rotta Eh dopo no, 3 mesi. certo. Quella riprendi i soldi e li ridai al cliente, quindi là ci rimetti 2 volte, ci rimetti la plusvalenza che hai fatto e quanto hai pagato il Sì, poi prodotto. è anche il lavoro, il tempo che ci hai speso. Cioè, vabbè, c'è una serie di cose che devono essere un po' parate dalla gestione dell'usato. Però sì, le domande che hai fatto sono interessanti. Ciao Teschio, In ciao realtà Giorgio. esiste, cioè ci sono dei portali per i venditori che vendono l'usato. A noi ci è capitato più di una volta di imbatterci. Il problema qual è? Che tutte le volte che io vedo, che ne so, il classico notebook con l'i5 che trovate a 499 nuovo, alla fine se quel notebook ci costa 4,39 a noi usato, ve lo dovremmo vendere allo stesso prezzo che no, o comunque fai conto che in proporzione un notebook che ci vendono a noi usato andrebbe venduto secondo loro a 3,99. Prezzo di vendita a noi 3,69. Adesso voi mi spiegate col 10% di margine, stando solo sotto del 20% rispetto al nuovo, chi cazzarola se lo compra? Cioè, l'usato secondo me c'ha senso solo se lo ritiriamo direttamente noi. Se lo dobbiamo andare a comprare, No, non c'è non senso. c'ha senso né per voi che lo comprate e né per noi che lo vendiamo. Esatto. Anche le permute sulle connessioni smartphone vengono fatte ad un valore inferiore a quello dello smartphone stesso, ovvio. Vabbè, ma c'è sempre la solita regola che vige su tutto quello che si vende, dal computer alla macchina, allo smartphone, qualsiasi cosa che può avere la scelta di essere venduto in maniera privata, quindi compravendita tra privati di usato, oppure permuta, che può essere un concessionario che ti ritira un'auto o un motorino, un negozio che ti ritira un PC per Sì. uno nuovo, un Però lì c'è un altro cellulare. discorso, c'è la comodità, Grande Alere, perché ciao chi Mero, vi ritira chi? il cellulare o noi che vi ritiriamo il PC, è anche vero che se il vostro PC vale 400 euro da usato e noi ve ne diamo 280, è anche vero che noi vi diciamo la valutazione è quella, ritiri il PC nuovo, un giorno prima ci porti quello vecchio, te ne vai, ci dai solo la differenza, cioè non c'hai il problema di dover vendere, Esatto. monetizzare, stare senza PC, ordinare il Beh, la nuovo. Tu con gli stessa. stessi soldi Esatto. fai. È la stessa cosa che ti direi quando io ho comprato lo scooter ormai 4 anni. Quelli mi hanno fatto una valutazione sul mio e il giorno della consegna io sono arrivato lì con lo scooter vecchio, grazie, e me ne sono andato col nuovo. E certo, ma Questa cosa ovviamente c'ha un costo. C'è un costo che impatta sulla valutazione. Se l'avessi venduto magari da privato ci potevo fare, che ne so, 1000 euro, loro me ne hanno dati 600. Tu dici, vabbè, però me
Me vale la pena? Fa la foto, l'inserzione, io scazzo quello che ti chiedo lo sconto, quello che poi ti chiama 2 giorni dopo perché dice: senti, ma qui me, che ne so, un qualsiasi problema. Invece così tu fai, oh, io te l'ho dato. È la, poi roba tua, poi ci pensi te, la responsabilità è tua. A meno che non mi hai dato un pacco, quindi comunque che dici te ne vai, il giorno dopo accenno un parte, ti chiamo. Però effettivamente chi ti permuta, noi col computer vabbè possiamo testarlo perché è un componente, ma un motorino o una macchina, quello basta che ve le si mette in moto, poi se ci stanno magagne non è che gli fanno un check approfondito, a meno che non sta a permutare un Porsche e dici devo essere sicuro perché qui te sto da tanti soldi, ecco. Ciao Mirko, le 4080 stanno piano piano calando di prezzo, meno male, forse forse tra un po' ce ne scappa una. In realtà dove l'hai vista? Perché io le vedo sempre allo stesso prezzo. Può darsi che magari controllando, che ne so, i drop o controllando i vari marchi ogni tanto esce fuori qualcosa ad un prezzo leggermente più basso, però bisogna vedere sempre che marchio esce fuori. Ciao Forgets, mitico. Quindi bisogna sempre vedere chi mette sul mercato, perché tu te vai a comprare, che ne so, la Inno 3D e magari te dico sì, sta 4080 1100 1200, tu stai sbagliando scheda, perché a 4080 pure su Amazon si parla di 1400 1500 1600, vi parlo di MSI Asus, cioè schede ovviamente low profile. Low profile, hai visto? No, però l'ha scritto come si pronuncia low profile. No, comunque no, non ci abbiamo purtroppo Zim una scheda a basso profilo, quindi a te ti servirebbe una GT710 proprio a ritrovare, oppure la pari 1200 la Zodak, dice Teschio. Ciao Walter. Comunque dovrebbe tornare la saga delle scitterie di PC su subito, troppi ne vuoi. Io ho visto 4090 anche a 1350 euro su Amazon usato di altri paesi, di PNY o Zodak. È senza sigilli, buona per mettere sotto liquido la Zodak. Sì, però è tutto un lavorone, Le PNY comunque non sono male, Thomas Liberto. Non sono male, PNY poi è più concentrata magari su, che ne so, le Nvidia 4 per farti capire, però comunque il marchio ci sta. Io ho preso su Warehouse Deal una 1080, una Pi 4080 Game Rock a 1080, oh ammazza, vabbè usata però. Dal padrone ci stanno GT710 730 e 1030 a basso profilo, esatto, puoi prendere la 1030 che può diventare a basso profilo, però la 1030 ha solo uscite digitali, ha un HDMI e una DisplayPort generalmente, o una DVI e un HDMI. Palette e PNY sono valide e costano qualche centello in meno, oddio Palette un po' meno, PNY un po' meglio, però stanno più o meno su equivalenti, poi ci stanno i marchi quelli dei più... No, equivalenti, PNY è molto meglio. Sì, ci sono marchi più blasonati. C'è il Fiorentini, incredibile, dai monti. Vedi. 48 mesi. Ecco, un attimo, ho letto Alessio Fiorentini, stava di che cazzo è questo? Poi dopo ho ricollegato. Dico solo io, l'ho rinominato sul cellulare, si chiama Alessio Roviano. Io ho da una vita che ho scritto chi, quindi... Stefano, secondo te il 3GSK si può raffreddare con un Noctua U12S? Sì, secondo me sì. Cioè, comunque Noctua con un ventolo da 12 ti consente di dissipare un po' tutto. L'U12S è quello slim. Ah, quello è vero, quello slim. Secondo me sì, però il 316 sì. Vabbè, usarlo di Amazon non significa che uno l'ha usata per 2 anni e poi la vendi, ma significa che uno l'ha comprata e il giorno dopo ha fatto e reso. Non è detto il giorno dopo. Può darsi pure che la... Tra 2 è sempre la stessa famiglia. Sì. Te ne sono tornate indietro di Zodak, dice... Non ne abbiamo vendute tantissimo. Calcolare Zodak e PNY sono marchi che abbiamo trattato solo sotto pandemia, quando le schede non c'erano. Zodak qualcosa in più, PNY qualcosa. PNY mi sembra solo una su 20, una cosa del genere. Però ne abbiamo vendute troppe poche per farti una statistica. Comunque, non hanno una percentuale di rottura, almeno a nostra memoria, così elevata. Vedi, per dire, l'Asus Turbo. Pelle proprio sciabile. Le linee economiche di Asus sono poco affidabili, non ho mai capito perché. Ne abbiamo vendute pochissime, quelle poche abbiamo vendute delle varie serie. Mamma mia, ragazzi, una cosa, cioè stanno alla pari che potresti di... Poi ci hanno avuto, la in scheda... realtà, non so se ti ricordi, le 2080 e pure le 3080, quando si rompevano c'erano un difetto tutto loro, che solo con Asus ho visto. Praticamente tu, la scheda funzionava, andava bene, però...
ti riportavano il PC e ti dicevano: senti, a me fa poco FPS, a me fa poco FPS. Andavi a testare, praticamente erano schede prestazionalmente equivalenti a una 1060. È vero. Solo quando si rompevano. Dice, ma prima me ne faceva di più. Dipende, Simo Price, a quanto riesce a vendere 6750 XT e quanto riesce ad acquistare la 4070. Poi per avere una percezione di aumento di prestazioni dovresti guardarti un po' di confronti e di benchmark per capire quanti FPS alla risoluzione che giochi tu andresti a guadagnare e se il gioco vale la candela. PC che non parte nuovo? No. No, è un PC. No. È del Dot Engine Civita che ha acquistato della RAM, le ha messe, da quel momento il PC non gli è più partito. E schermo S6 per schede Mario e per schede video, non ho mai sbagliato. Ma pure lì ha fortuna, che MSI non è che è esente da difetti, no, è sicuramente uno dei marchi, se non il marchio più affidabile sull'hardware, però qualcosa di rotto. Ma ti posso dire che alla fine MSI, almeno la strada che mi sembra che abbia preso nelle ultime serie, che esteticamente pecca un po' di qualità, come sì, pecca, quando invece c'è stato un momento che invece spiccava, che in realtà spiccava. Però pecca un po' di qualità sia dell'estetica, cioè quindi curano meno l'estetica, non curano, gli viene più brutta. La scatola è più scarna proprio di gadget, di cose che ti danno in più. Prendi per dire, che ne so, la Strix ti dà il VGA holder interno carino fatto a righello, che c'ha pure il cacciavite integrato, c'ha, e la scheda di per sé magari esteticamente è anche più appetibile. Però MSI dall'altro canto si preserva il fatto che comunque le schede qualitativamente sono molto buone, sono molto valide e hanno una percentuale di rottura molto bassa. E come dico, siamo un po' più brutti, ma andiamo bene. Lo sai, Marco, su questo c'hai ragione. Ho avuto la tua stessa impressione. Alla fine i fili tutti appiccicati, il connettore così piccolo. In realtà, secondo me, non lo so, dato che so quelle cose che rifanno una volta ogni 10-15 anni, potevano sicuramente farlo. Ma guarda, in realtà è grande, Ivo. In realtà, ciao Ivuzzo, in realtà è un il fatto del connettore si riesce facilmente a gestire prendendo un 90 gradi carinissimo di metallo, magari nero o colorato come ci piace, e quindi comunque gli facciamo fare una curva meno intensa al cavo. Ma tecnicamente la soluzione da adottare da qui al futuro, al prossimo futuro, sarà quella di lasciare quel connettore che ha presentato Asus al Gamescom 2023, di un connettore di alimentazione a fianco al PCI Express 16 per c'ha un noi connettore anni, diciamo sta cosa, no, però l'hanno fatto vedere, cioè sì, sì, vabbè, una scheda che c'ha il PCI e a fianco c'ha sto pezzetto. Poi sicuramente gli costa, perché tu invece di far passare la corrente attraverso il fuoco passa attraverso la scheda madre, certo, e quindi quella presa riesce a dare fino a 600 watt. La stessa cosa. Allora Wilkins, le TAF secondo me per la fascia tra virgolette media, nel senso MSI Ventus tipo Gigawine, come si chiamano quelle loro, le Eagle, queste qua sicuramente sono i migliori. C'è la TAF, c'è una marcia in più su quella fascia, secondo me non c'è quasi discussione, nel senso che Gigabyte e MSI che propongono la serie Ventus per esempio, MSI e le Eagle per Gigabyte, non c'è proprio paragone, cioè stanno proprio un passo avanti e non si discute, mentre per la fascia più alta ne possiamo parlare. Sì. Lì secondo il problema della TAF qual è? Che la TAF costa come una scheda di fascia alta, ci manca poco, infatti. Sì. No, Steam Deck non l'abbiamo provato, in realtà molto scettico su questo genere di sistemi, e infatti poi alla fine il tempo ci sta sempre a dimostrare che alla fine poi fanno sempre dei passetti indietro quando lo decantano tanto. Non sono fan di Atos, sì, questo sì, l'ho letto. Poi da lontano 1800 a oggi, quale case a memoria tua è stato più venduto, quello che ti sta a dare soddisfazione di ordinarlo? Questa Fidel più venduto l'Armor. Ma guarda, uno che ne abbiamo venduti proprio tanto, ma tanti e presi a bancali è stato ed è tuttora il DF700. Andando più indietro, quelle quantità le abbiamo fatte col primo Vampiric di MSI, che a me personalmente non mi ha mai detto niente, che non montava l'arf dentro liquido on top, quando già tanti, eppure li prendevamo a pedane e arrivava a pedane andava via, una cosa incredibile, forse per costo stava sui 59-69 euro, forse perché è uno dei primi case di MSI, però non mi ha mai entusiasmato. Parliamo del primo Vampiric, mi sembra si chiamasse 010. Sì,
Hai preso la 3090 Ti a 346 euro sul sito del Parolu. 346 euro per la 3090 Ti, che è un culo, affare. Wilkins. Le Ventus delle 4000 sono decisamente migliori delle 3000 come PCB e materiali, ma il prezzo è simile alle Gaming X. Ma la presa col Primo è rischio sola, Wilkins. Con il Master Nero i primi anni 2000, quanti ne andavano? Comunque Aci ci ha fatto una domanda, se noi abbiamo il sito internamente, no, o ce l'abbiamo appoggiato a una società di hosting. Venduto e spedita dal padrone, botta de culo. Ma l'hai beccata su qualche gruppo o è stata proprio una botta de culo così estemporanea? Visto che sta sempre acceso, lo potresti fare, però comunque la linea ne risentirebbe, secondo me. Poi calcola che comunque l'hosting c'ha un costo talmente basso. Poi sai che ogni tanto capita che la linea va via, e fatti capire. Purtroppo sta zona non è che c'ha una delle migliori linee che puoi dire. No, né a livello di elettricità né a livello di infrastruttura proprio. Cazzeggiavo su Amazon ed è pazza. Che botta di culo. Così, da momento, l'uomo giusto al momento giusto al posto giusto. Che quando te ci fai? Oggi non si assembla. In realtà no. In realtà no, perché non ci abbiamo PC da montare. Ci dovevano confermare un paio di preventivi che non ci hanno confermato. Poi c'è tornato il Corsair. L'hai avuto l'ultima dei Fiorentini? Probabilmente va via a Castelverde. Va via a Castelverde? Perché? Probabilmente. Ma dietro casa mia? Non so se è dietro casa tua proprio, però la zona è quella. Ma tutta la famiglia o da solo? No, tu dai, sì, mo. E che cazzo è? Mica ha messo incinta una. Ho capito, esci da casa, c'hai 40 anni, basta, oh, rutterchia. Cioè, voglio dire. Com'è? Vabbè. Allora, tagliate il dissipatore. No, Marco, devi tagliare il dissipatore. Stan fisso, sto tagliando il dissipatore lì. Sì, lo dovremmo tagliare, ma non oggi. Grazie per divulgare i cazzi miei a tutti, ti dice. Parla con lui, che ne poi ti dirò, ma non ho dato dettagli. Poi io sapevo che stavi a piedi, poi non so nient'altro. Qual è la differenza tra una linea privata e partita IVA? Vedevo che molte offerte business costano zero al mese per dei voucher. Allora, in realtà le offerte business normalmente costano di più rispetto alle linee private. Ancora peggio, non l'avevo detto, vedi, mo l'hai detto te, mo lo devi dire. Dicevo, le business generalmente costano di più rispetto alle linee private, perché col fatto che ti viene emessa fattura, tu comunque sia poi te la scarichi, quindi di fatto loro ti fanno un costo più alto. Cioè, se una cosa di casa costa 30, del business te costa 42. Grande Teo, guarda, manco la voglia di cliccare c'avevo. Teo è prontissimo. Non c'è più, sono andati a fare un giro. Almeno se muoca, vedi. E allora a posto. Ci fai un delito in diretta in 319k? Certo, ora te lo faccio subito. Mazzetta e scalpello, te lo apro subito. Ma legge questa storia. Ma mandami il tuo, Tomi, ti faccio il tuo. Mazzetta e scalpello, te lo faccio al volo. Faccio tic, si apre. È un attimo. Che stavamo a dire? Mi dice consegna il 10 e 20 ottobre. Che cazzo stanno a fabbricare? Ma allora, guarda se è un dropshipping delle schede quelle fake che arrivano da AliExpress. Appunto, perché i tempi circa sono quelli. I tempi sono quelli, c'ho paura. Comunque, quando arriva Wilkins, installa tipo G più Z, vedi che chip c'ha installato, perché spesso è magari è una 1050 ma scrive la 3090, in quel caso ti fa subito riesco. 739X, quello è più difficile. Vabbè, sì. Stai, prendi in mano il mouse che mi banni? Ma la fibra? Lascia perdere la fibra. Non tocca sto tasto. Chiamato stamattina, sono stato tipo mezz'ora al telefono con diversi operatori, dai. Sì, ma non sei buono, manca affatto a lasciare la linea. Sono buoni loro, dai. Oh, la settimana scorsa mi hanno chiesto il codice OTP, tutti i documenti e tutto quanto. Chiamano stamattina, ma come stiamo messi? Loro mi fanno, come stiamo messi di che? Oh, sto a fare un'attivazione della linea. Ah, mi dà il codice fiscale, eccolo. Ma c'è niente in attivazione. Ma che cazzo dici? Ma ti ho dato tutti i dati, porco. Mo le cose sono due. O ti ha scammato quella che gli hai fatto attivazione l'altra volta, o quello di oggi? Non c'ho parole. O quello di oggi non è in grado di cercare se la tua linea sta in attivazione. No, perché ho chiamato più di una volta. Non hai capito? Giusto, questa è la prima regola di tizio. Mai fermarsi al primo operatore. No, ma la cosa. Niente, non risulta. C'è niente a nome mio. Come non c'era niente da appuntamenti, vabbè, però tu muori, non è che tasta. Non posso cambiare operatore. No, come no? C'è stata una richiesta. La richiesta di cessazione della vecchia se la sono presa. Non hanno preso la richiesta della nuova. Quindi adesso. E quindi adesso dovevi animare. Se ti chiamano, dì che ci hai ripensato. Perché mo è così che funziona.
tu non puoi più annullare la richiesta. Devi aspettare che ti chiamano loro. Dici, allora stiamo a staccare. E tu dici, no, no, guarda, ci ripensare. E se non mi chiamano e staccano? No, non lo fanno. E se lo fanno? E se lo fanno, mi attacca il cazzo. E dice, che cazzo non lo fa? Non c'è. Non si, cioè, non è che non posso cambiare operatore. Nella mia via ci è arrivata FiberCop. Quindi al momento posso mettere soltanto o TIM o Fastweb. TIM arriva a 2 giga, anzi TIM arriva a 10 gigabit, Fastweb arriva fino a 1 gigabit. Ah, è brutto, metto Fastweb, non è male, non è una cosa sì, che si fa. Sono tutti uguali, però vorrei mantenere TIM per avere la 2.5, per avere più velocità. Questo era, se ci riesco. Io a me vado a fare un modo. Vabbè, poi vedrò bene, ma comunque per adesso niente. La detrazione della linea è comunque più costosa di una linea privata, no? Sì, però non lo puoi fare una linea privata se hai comunque un negozio su strada. Cioè, se loro vedono che è una linea privata intestata a Fabio, ma che comunque fa riferimento a un'attività commerciale, dicono, chicco, tu ti metti a business, un po' fa come ti pare. Perché c'è una gestione diversa, ma anche dei... Poi, per carità, la business ti dà garanzia di intervento entro X tempo, cioè, capito? C'hai delle cose diverse, ma anche però è così. Anche per la gestione del numero fisso, tutte queste cose qua. E non compro quasi mai su Amazon, se non è venuto spedito da loro, al massimo venduto da Tizio, ma è sempre spedito da Amazon. Dopo 2 mesi che hanno montato la fibra in strada, era disponibile con Vodafone. Vedremo. Quindi è obbligatorio. Ma lui ce l'ha disponibile, Costa. Cioè, lui la può attivare, non è che sta aspettando per attivare. È che non attivano. Sì, è obbligatorio, ACI. Non puoi mettere un numero intestato a una persona privata se è un'attività commerciale. Le viti non le ho comprate. No, stamattina sono durato in banca, andiamo a prendere la carta di credito perché me l'hanno spedita al vecchio indirizzo. Quindi non hanno trovato nessuno, giustamente, che abita da un'altra parte, ma sono durato a Pian Banca. Secondo me per quelle di cui squidi e pregresse non ti fanno l'attivazione. Potrebbe anche essere. Io la 2.5 giga con Fastweb. Da me non ci arrivo, ho verificato stamattina. Ah, perché tu hai disdetto con una cosa e riattivato con un altro nome. Potrebbe anche essere. Attiva il nome Francesca. Dove te? Io anche per delle quisquiglie pregresse a casa, la bolletta, pensa che roba, se la piccano dal mio conto, ma è intestata a mia moglie. Vabbè, io ho quella intestata a mia madre. Ci sappiamo dal conto. Purtroppo io, se ci sono stati dei problemi pregressi a livello di incomprensioni tra me e il provider, non è colpa mia. Loro non ti attivano più. In Italia è un classico. E poi pensa quanto sono però stupidi. No, stesso indirizzo, altra persona, non verifichi un cazzo, tu prendi attivo. Vabbè, ma mo è a testa mio padre. Abita a Frosinone, che cazzo mi frega. Tanto ammetto che la cosa basta che la possa attivare, poi la faccio a nome mi pare. Mo che ci ho pensato. Se è quello il problema. Che poi potevi attivare un Fastweb e fare dopo upgrade a 2.5. Però là avrebbero dovuto dire attivazione è andata in KO per qui squilli e pregresse. Non mi hanno detto niente, ma qui risulta loro che io ho fatto la richiesta di attivazione. Io anche ho la linea di casa intestata a mio fratello che per giunta non è residente da me. Sì, vabbè, così. Se avevi già TIM basta. No. Facciamo sta domanda. Quanti di voi hanno la linea a casa che non è intestata a loro ma è intestata alla compagna e o ai genitori? No, volevo rispondere a Luchigno. Io ho TIM e ho fatto la richiesta da FDTC ad FDTH. Ok, ho preso appuntamento. È venuto il tecnico non mi ha mai suonato. Il tecnico se n'è andato e mi ha mandato l'attivazione in KO. Perché struzzo, ha detto quando si può fare, devo tornare, ciao. Io ho chiamato, mi hanno detto no, è venuto così qua, ho dovuto andare a cercare io la risposta è perché quel giorno non si è presentato. Perché hai beccato il Fiorentini che lavora in team, è arrivato, ci stanno le macchine sui tombini, torno un altro giorno. Poi mi hanno preso un appuntamento per la settimana successiva, ma sta appuntamento risultava non so per chi, per quale azienda, che se c'è scritto team ma non è team, perché di fatto ha un calendario diverso, se tu chiamavi il 187 ti dicevano non hai appuntamenti, io dicevo no, ma io ho il messaggio, ho l'appuntamento. Non hai appuntamenti fino alla sera prima, 5 settembre, con scritto domani veniamo a casa tua. Se la team non risulta e questi mi mandano un messaggio, vabbè, morale da favola, non si sono presentati neanche il giorno dopo, quindi alla fine è diventata un film, tant'è che giovedì scorso ho detto, sai che c'è, disdico una linea e ne faccio una nuova. E siamo arrivati al punto. Eccoci qua. Marco, il PC del negozio in realtà c'ha un raffreddamento a liquido da 360 montato che funziona correttamente e non va né spurgato né pulito perché non ha un raffreddamento artigianale.
Quanto costa la 10 gigabit di TIM? Ma non allora, so, credo che solo Ficchio te possa rispondere. Allora, a casa mia ci arriva la 10 gigabit di TIM, ma manco ci ho provato a chiederla, perché poi ci sarebbe un problema grosso di infrastruttura, cioè ovvero di router e di modem, di router interni anche dentro casa per fare da ponte, per gestire il tutto, ma anche arrivando alla scheda di rete del mio PC, che è una 2 giga e mezzo. Cioè, ad oggi solo la Godlike e schede mare di fascia altissima montano di default una 10 giga integrata. Ok, poi magari andando avanti, ok, integrata adesso di default montano la 2,5. Dentro al muro ci ha messo tutto CAT 6E. Sì, sì, ma basterebbe pure il 5E per gestire la 10 gigabit. Metri, oh. No, 40. Io 10. No, e se cerchi su internet quello che portano. Ma poi non mi serve a niente a 10 giga, per 2 giga e mezzo sarei un signore. Cioè, stavo vedendo che loro praticamente ti certificano il download a 2 giga e 3 di linea, quindi scaricheresti a 240-250 mega al secondo e l'upload c'è in gigabit. Che cazzo, io ho visto rame, scarico a 7, 8, 12 mega al secondo se sto in discesa folle. E l'upload penso che non, quando carico, pensare in questa cosa però, Raptorlino, se torniamo indietro, pieno di gente si lamenta per le linee, adesso si è andato al punto che l'infrastruttura è andata talmente avanti che abbiamo delle velocità di linee che l'hardware non riesce più a gestire, cioè siamo stati raggiunti e superati da questa cazzo. Allora, giustamente l'altro ha detto la rallentiamo, questi stanno ancora con i doppini stesi durante la seconda guerra mondiale, dice sì. Porfilo con la matassa sta abbonato, lui fa ma 10 gigabit, poi per carità esistono schede esterne, c'è un filamento al PC, c'è la scheda di rete dedicata, che anzi c'è un hardware migliore che si scalda di meno, si dissipa meglio, sicuramente la gestisce meglio. Una volta facevano le schede di rete da gaming, ti ricordi? Si montavano a parte. Io feci un discorso una volta, siccome noi killer, io feci un discorso una volta che negli anni, questo te parlo di appena aperto il canale, prima per scaricare un gioco che pesava un giga con le linee dell'epoca ci impiegavi 2 ore, 3 ore, no? E ci mette, ok. Poi che succede? È aumentata la velocità delle linee, ma è aumentato pure il peso dei giochi, quindi tu alla fine mediamente per scaricare un gioco ci mette sempre dai 2, 3 ore, 4 ore, 5 ore, però diciamo la linea media scaricava il gioco in quel tempo, cioè non potevi mettere a scaricare 6 e giocare la sera stessa. Sta cosa è stata così per anni, fino sì. a che a un certo punto è stata data questa accelerata che tu esce l'ultimo COD, 20 minuti, vado a cagare e torno a giocare. Ma perché, cioè, è perché proprio il cambio di generazione del cavo. Hanno trovato il cavo passando dal misto, dal rame, prima dalla centrale, poi solo dalla colonnina, fino a dentro casa, quando sono arrivati con la fibra, allora hanno detto, senti, io ti ho dato un cavo che ti posso portare un sacco di dati. E lì c'è stato il cambio. I giochi a quel punto sono nati a ruota libera, ma non così a ruota libera. Se tu scarichi un COD pesa 100 giga, un Dirt Rally 120, un Starfield ne pesa 85, cioè i giochi si mantengono tra i 100 e i 150 giga, con aggiornamenti vari possono arrivare a 150 giga. Quindi ti dico, ad oggi in gioco pesa poco se c'è un giga e mezzo. Se tu scarichi sì, 250 sì, MB, ma pure con una linea giga è poco, 36 giga di gioco scaricato in 5 minuti, certo. Blackis, è vero, guarda che pure la stabilità del 4G sul gaming è cambiata tanto, perché sono cambiati tanto gli apparati. È vero, Walter, lo so, ma hai detto l'altra volta, è la verità. Comunque, vabbè, il discorso delle linee, secondo me, devono cambiare qualcosa per riuscire a fare le attivazioni, perché se sono velocizzati, tu mi dai in calendario, io fisso una punta, però dovrebbero verificare effettivamente che il tecnico, non lo so, o con una telecamera o con la dashcam dentro la macchina, tu devi comunque riuscire ad essere in grado di controllare queste persone, perché non tutti hanno sto spirito, diciamo, produttivo, ma capisco che magari lavorano pure in condizioni un po' disagiate, in posti disagiati o con mezzi disagiati, o magari stanno sotto personale come al solito, quindi comunque se fanno un mazzo come in secchio, quindi sono pure meno incentivati. Magari sì, no, quello che dici tu, Leonardo, è giusto, sono tanti più dispositivi, poi alcuni scambiano pochi dati ma cominciano a essere veramente tanti. Io quando ho dato una risistemata alla mia rete, tra casa e giardino, tra modem, powerline vari, elettrodomestici, lampadine, termostati, Alexa, alla fine totale c'ho più di 70 IP occupati. E non sembra, però alla fine c'hai 2 cellulari e il tablet, i 2 televisori c'hanno il wifi, e ormai tutto, pure il forno si connette al wifi, e la lavastoviglie c'ha il wifi, e la lavatrice c'ha il wifi, c'ha tutto, c'ha il wifi, il termostato c'ha il wifi, qualsiasi cosa mi viene in mente, c'ha pure le lampadine c'hanno il wifi, cazzo, quindi ormai è finiranno gli IP. Vabbè, IP sono 254 che tu puoi assegnare con un router, noi all'epoca dicevamo mazza, noi usiamo 2 dentro casa, a volte era uno solo.
Però era veramente una cosa. 254, siamo ancora, diciamo, dentro una casa, siamo ancora abbondantemente alla grande che stiamo dentro. È difficile che raggiungi 200 IP dentro casa, dovresti avere tutta la domotica, ogni presa singola, ogni frutto, ogni presa vuol dire che c'è un suo indirizzo IP perché praticamente è controllabile singolarmente, ma ci dovresti avere un control panel della Madonna, dovresti ricordare tutto. Quindi sì, è vero, poi ci sta che però di default alla gente gli basterebbe, sì, esatto, capita, alla gente gli basterebbe meno di linea costante, precisa e a tutti. Poi ci sta però che l'infrastruttura deve diventare di base, ecco. Io avrei fatto, fermiamoci a 1 gigabit, per l'azienda andiamo a 2,5 o magari 2,5 e per l'azienda a 10. Però invece di continuare a pompare le linee centrali, rinforzare, no, il centro città e poi piano mano allargarsi, ma fai l'infrastruttura, un gigabit, ok, ma sto gigabit deve coprire tutta l'Italia. Quando tutta l'Italia arriva da un gigabit, allora cominciamo a fare 2,5 per tutti. Poi le aziende possono avere una cosa a parte, ma non puoi. Che diciamo qui tu mi stendi in cavo nuovo e mi dici ok, questo qui arriva fino a 10 gigabit, lì ce l'ho passato 2 anni fa, però arrivi fino a 1 giga. Cazzo, ma fallo per tutti uguale, datti un tempo e di famolo per tutto uguale, però vabbè. Comunque io per la migrazione a fibra FTTH ho chiamato, mi hanno mandato un messaggio con giorno e orario, mi hanno cambiato il modem, entrano anche dentro casa senza pagare niente, lo so, lo so, lo so. Io Costa, guarda, io ho fatto questa richiesta. Io avevo fatto intanto cominciare a passare la fibra pure ovunque. E questo dovrebbe essere. Un ragazzo che lavora in team, non lo conosco. Vabbè, poi non tutti questi ragazzi gestiscono tutte le zone. Conosco altre persone che ci lavorano, ma comunque, quello che ti dico, tecnico team, guarda, il 30 agosto io avevo un appuntamento fissato. Guarda, in merito alla tua richiesta, bla bla bla. Vabbè, mo non so. Tecnico team. Posso seguire l'attività? Beh, c'avevo tutto scritto. Io avevo preso appuntamento con il link. Io avevo fissato il giorno 30 agosto, fascia oraria 10:30-12:30. Ho aperto le scatole di derivazione. Ho passato un cavo elettrico dentro un corrugato singolo da usare come pilota. Quindi il tecnico arrivava, si agganciava a sto cavo, se lo sfilava e già era passato il pilota. Così sapevo dal punto A al punto B dove dovevo arrivare. Quindi era veramente facile fare. È veramente facile fare questo lavoro. E dovevano fare un upgrade già tutto prefissato. Io avevo pure la mail di conferma con il PDF che diceva: ti faremo l'upgrade della linea da FTTC ad FTTH 1 gigabit senza modificare il tuo abbonamento, che resterà tale e continuerai a pagare lo stesso importo da qui fino avanti. Questo doveva essere. Come poi ho visto che ci sono state diverse difficoltà, è la prima volta che mi capita in realtà nelle varie case in cui sono stato. E quindi niente. La gigabit non arriva mai in tutta Italia. Prima o poi. Il problema sono anche le case, dalla mia parte la maggior parte delle case ha il doppino che non può essere sicuro la fibra, quindi si aspettano i lavori. Sì, certo. Io sono passato da DSL proprio, mamma mia. L'hanno fatto senza problemi. Oh, mi pare, mi hanno chiamato, dicevano no, andiamo a mettere l'upgrade da FTTC FTTH all'indirizzo. Io facevo nulla, mettete a mia madre, dovranno andare dentro casa, mai resettate il modem, poi mi tocca riannacciare a configurare telecamere. Oh, alla fine ci sono nati, gliel'hanno fatto subito che ha funzionato. Mario, come ritrovi con quel cell, meglio o peggio rispetto al precedente? No, io ci trovo bene con questo cellulare. Dopo un po' di adattamento che ti ci abitui al fatto che si chiude, poi spesso quando stai sul tavolo lo lasci così aperto, poi mi hanno fatto la versione nuova. Devo dire che comunque sia, mi ci trovo molto bene, batteria dura bene, la qualità della velocità e tutto quanto bene. L'altro forse era, essendo leggermente più piccolo, perché questo qui diventa più lungo, era di un dito più corto. E lo mette in tasca e poi non c'ha il fatto che si chiude, però devo dire che è comodo, specialmente quando uso la torcia, tipo ieri sera io ho acceso la torcia, l'ho piegato così, l'ho appoggiato, la torcia puntava verso l'alto, è un supporto comunque sia comodo per fare questa cosa, però mi ci trovo bene, devo dire, pure in tasca ormai mi ci sono abituato. La fotocamera davanti funge? Boh, beh, penso di sì, non lo so.
Ma quando lo apri e vedi un video, non si vede che è piegato al centro, no, si vede veramente poco, Costa. Poi io gli ho tolto la pellicola, quindi diminuisce ancora il fatto dell'age, diminuisce ancora di più. Guarda, ti faccio vedere un video, che ne so, prendiamo un video, però mi serve un video, ecco, vabbè, Messi, un video di Messi. Ti faccio vedere davanti alla telecamera che togliendo la pellicola si nota ancor meno il fatto della riga. Guarda. Vieni qua da me, vieni, vieni, bello del zio, guarda. La riga in questo momento, naturalmente, è precisamente, ecco, al centro. No, devo mettere così. Vedi? Ok, con la pellicola si nota molto di più. E se riesco a fargli a farlo mettere a fuoco, vedi? Se lo metto una certa angolazione. Però guarda, non si vede. Capito? Quindi di fatto no, la righetta la senti con il dito, qua dove c'è la pausa, ecco. Se metti in pausa, si intravede contro luce. Però quando vedi l'effetto. No, si nota molto poco. Diciamo che tolta la pellicola mi sono reso conto che in realtà si nota ancora meno. Ma l'avevo letta su internet questa cosa. Questo qui è il Z4 Flip di Samsung come telefono. Il 5 c'ha il display fuori che è ancora più grande, vabbè, è normale. In futuro stiamo andando sempre più avanti. Anche il Motorola StarTAC, il Razor, è riuscito comunque sia. E Ma vogliamo provare a proviamo a vedere il vedere sto PC del coso. Dott Inge? Secondo te cos'è? Sono Le RAM. rotte le RAM? No, O no, è Civita no, che hai è rotto? Civita. Allora ragazzi, Civita che ha fatto? Ha cambiato le RAM, ha levato tutte e quattro le vecchie, ha fatto track, 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 acceso, un parte, stacca e venuto qua e ha fatto per me il processore. Perché il professore l'ha comprato da noi? Ma secondo te? Ma prima di portarcelo, ma vuoi fa qualche prova? Gli ho detto mai provare a mettere RAM una volta. No, ma che mossa l'hai fatto? No. Gli ho detto Quindi quindi tu hai tolto 4 RAM da una scheda madre AMD. AMD. Togli le 4 RAM, prendi le 4 nuove, le scarti, ce le metti, accendi e pretendi che parte. Dove cazzo vivi? sondaggio, se è colpa di Civita deve offrire da beve oltre all'assistenza. Con AMD devi fare sempre il CMOS, esatto. Ormai l'ha incartato questo, bisogna scartarlo. Come mai hai scelto questo telefono? Cosa ti ha portato a comprarlo? Allora, in realtà, Costa, questo telefono piaceva molto alla mia compagna, quindi gliel'ho regalato lo scorso anno per il compleanno. Lei, a mia insaputa, quando ho visto, mazza che bello, poi era novità, no? Figo, mazza, bello, di qua, di là, eh? Me l'ha comprata anche a me, per l'anniversario Senti il peso dei degli anni, vai. Quindi No, il peso della cultura. me l'ha fatto a sorpresa, proprio a mia insaputa, per il compleanno e per l'anniversario a gennaio, e quindi pure io ho cominciato a usarlo. Grazie, Aci. Allora, facciamo un sondaggio prima di vederlo? Vai, fai, lancia il suo sondaggio. Allora, mo scrivo il sondaggio, poi vi ripeto qual è il problema, eh. Accendi la luce si blocca il video, lo fa. Non l'ho più provato, Doc, in realtà, devo vedere. Col Civita pare di avere a che fare con un personaggio dei film. Più o meno sì, Tridens, perché è Qual così. è il L'ho problema letto, Walter. di questo PC? Allora, risposta numero 1, CPU. Risposta numero 2, Questa RAM. è un Nvidia Quadro. Risposta numero 3, scheda madre. La Risposta numero K4000. 4, Civita. Civita, quindi nessun pezzo rotto. No pezzi rotti. Guasti. Tempo di invio 2 minuti. Avvia il pronostico. Ok, vai. Pensate, mo' attacco, accendo e parte. Secco. È sempre Civita il problema. Ah, ci serve un adattatore DisplayPort HDMI. Lì Ah, sopra. perché Civita è Che c'ha la dotato di. quadro. Si è bloccato. Che si è bloccato? Bloccato il coso. Sì, ne volante prima. Sì, Non me vabbè. lo tabba. No, che anteprima, non me lo Ah, ho tabba. schermo. Si è bloccato. Che cazzo è questo, Chrome? Twitch, Chrome. Vabbè. Allora, questa è un Nvidia Quadro, la K4000. Sì, allora rispieghiamo il problema. Ok,
PC funzionante, processore 59X sostituito al 58X un mese fa da noi. Civita acquista delle nuove RAM, erano 32, ne rimonta 32. Non mi chiede. Ma non è questo, eh? Mica è questo che io ho montato. Mica è questo quello sul quale io ho montato il 59, eh? Allora ci ha coglionato. Non era questo, scusa, eh? Quello che mi ha portato era un Lion Lee. I don't remember. Ma come tu lo ricordi? Era là e lì, oh. Non lo so, a me la roba è me la cita, io apro e la metto là. No, l'ultimo che io ho fatto è quello di Avellino, quello che ci ha portato da fuori. E ha montato il 5.9, io ho levato il 5.8. Si vede che anche qui c'è il 5.9, ma è AMD questo, sì. No, questo è Intel, raga. No, no, è AMD, scusa. Ma sì, ma questo non sa manco che cazzo te porta. Civita online, Civita sta al lavoro. Sì, sta al lavoro. Mo si dice che scala madre, scusa, eh. Questa è una Tomahawk. Poi ho detto il BIOS aggiornato, sì. Questa è una B550 Tomahawk. Ok. Che lui dice BIOS aggiornato. Allora sono per prima AMD, sì. Verifichiamo, stacchiamone una. Aspetta, no, prima stacchiamo. No, prima dobbiamo prima vedere se va video. Non abbiamo l'adattatore però, ci lo dovrei mai da qualche parte. Ah, questa non c'ha manco una. Fammi pensare. Vabbè, possiamo attaccare la display porta diretta, no? Sì, però ce l'abbiamo, normalmente ce lo dovremmo avere, quindi. Da Civita tanto saresti aspettato. Ma come no? Oh, hanno messo tutti i numeri 2. Due che hanno c'è stato. Tempo addietro, avevo consigliato una tasca, ma un collega a memoria di quello che ci ha consigliato te. Ora il mio collega deve pagare per un incidente dove la colpa non è la sua. Sai che mi ha detto avevi ragione te, ma non avevo. Ma non avevo ragione io, Marfa. Lo so, ma le dashcam, guarda che per quello che costano, io suggerisco a tutti di montarne una. Non capisco perché la gente risparmia e prende AMD. Lo so, questo è quello che scriveranno sulla mia tomba un giorno. Giorgio. Vabbè, se c'è, non fa niente. Vabbè, andiamo col cavo diretto, dai. Vi facciamo radio cronaca del. Tanto un parte. Dell'accaduto. Mamma mia. Momenti che asca. Clip. Che riflesso. Danger. Sì, perché c'ha tutto allora, il peso trappa, della. Ma io l'ha dato. No. Vado? Vadi. Attenzione. Parte l'avventolone. Ha detto che fa CPU, RAM, CPU, RAM, CPU, RAM, CPU, RAM, CPU. Mostra su CPU il LED. Il LED CPU al che Civita ha detto la CPU è rotta e rimane su CPU. Ok, detto questo, sta su CPU, ma non è la CPU il problema. Allora, detto questo, prima prova da fare cacciavite, neanche smonto i RAM. No, vediamo se so per AMD almeno. Ah, scusa, che so per AMD questo. Beh, Civita l'ha detto, ma tu devi dire Civita? Rispondi, no? Controlliamo. Che? Yeah. Civita quando si riguarda il voto dirà guarda che pezzi che merda. Oh, 3006, C18, 30. Yeah, controlla, tiè. Sì, so per AMD questo. C'è scritto? M2D. M2D. Allora, rimettiamo la RAM. Lo riaccendiamo. Sì, costa, ci sono delle RAM ottimizzate per. AMD ha bisogno che RAM c'è scritto. Bisogno uno su AMD. No, perché? Eh sì, bisogno sì, perché sennò crashano. E poi questo sono TDR4, Allora, aspetta, voglio fare una prova. Prima partiamo così, l'ho riacceso come stava prima, non si muove, guarda che farò. Con un fantastico, una fantastica punta del cacciavite che vedete qui in sovrimpressione, possiamo andare a buttarlo sulla scheda madre come un bicchiere d'acqua. Eccolo qua. Cliccando, toccando due pin. No, poi c'è il tastino. Civita ha detto, no, io il crack mosso io ho fatto dal tastino, che si è scritto qua Flash BIOS. Annoggio dell'ingegneria italiana, porco Giuda. Ci sono ingegneri per caso in live? È pieno. È pieno col tono quello sconsolato. Annoggio.
Dopo Clearci Moss non parte lo stesso. Allora, si tolgono tutti e quattro i banchi di RAM in questo momento. Eccola, 1, 2, 3 e una 4. Vi faccio una previsione di quello che succederà. Adesso Stefano accenderà senza RAM, poi spegnerà tra circa 10 secondi. Metterà un banco di RAM sul secondo slot e il PC partirà. Magia! Adesso il LED, naturalmente, CPU manca a vista. Adesso quel LED dice: oh, ma manca nei RAM. Porca. Quindi, se tu lo già, spengi, ti posso dire che non è la CPU. Se tu lo spengi e vai a tornare indietro, andiamo a mettere un banco di RAM sul primario, che non è lo slot più vicino alla CPU, ma è quello subito dopo. Quindi, questo slot è qua. E lo andiamo a riaccendere. Davaci. Non è detto. Mo fa CPU, giustamente, appena acceso. In teoria dovrebbe vedere la RAM. Oh, si è spento il LED. Mo ci va dai 45, 60. Ho detto, oh cazzo, c'è un banco di RAM. Com'è possibile che c'è un banco di RAM? No, quindi non sono rotto. Sì, è vero, pure mettere tutte e quattro, c'ha ragione. Però vabbè, è più bello farlo così. A me viene la tastiera, va. Parliamo pure a sto punto se il BIOS è l'ultimo. Mo in teoria. Comunque Civitasol, 10 anni, più di 10 anni che lo conosciamo, e più di 10 anni che ci porta i PC sempre per le cassate. Questo è Red della bugia. E adesso andrà su uno BIA, eccolo sotto, quello del boot, l'ultimo. Ok. Mo se si decide va pure a BIA. Qui capirai. Che diceva lui che fa il fake boot, mo, Ci vuole il tempo, ci vuole. Ma è acceso il friccichello? Cioè si accende, si vede, fa qualcosa. C'ha il ledino fisso. Vede mai, DisplayPort. DisplayPort in realtà dovrebbe stare a video. No. Vede mai. DisplayPort. Sì, però questo è un problema più legato a... Mo sta diretta, Sì, sì, lo so. No, secondo me è perché il monitor era spento. Prova a spegnere e accendere, vedrai che va. Intanto vado a vedere. È B550 Tomok? Sì, B550 Tomok. Vado a vedere l'ultimo BIOS qual è. Mag B550 Tomok. Si è riavviato? No, no, non credo che l'abbia corrotto. Se l'ha corrotto è un fenomeno, però. No, no, ma in teoria deve partire. Mandalo su boot, deve partire. In teoria dovrebbe fare LED bianco, non rosso. 7C91 QI. Senti, prepara l'OMSI.ROM, no? Perché non vorrei che cortassino dietro. No, magari cortassino dietro, come dice Aci, dice magari l'ha puttato male. Invece di che far Clash in Moss ha sbragliato tutto. Pre-boot troppo lenta. No, il boot l'ha finito in realtà. Il LED questo qui sta su boot, dovrebbe partire, però a volte capita che specialmente con sto monitor, con questo che rompe le scatole. Ah, aspetta, c'ho questa per l'HDMI. Aspetta, 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 forse riusciamo a vederlo da questa. Aspetta. In realtà non sta partendo. E a me è macchinoso, sì. Però l'abbiamo schiodato, Sì, sì, ha schiodato e schiodato. Ah no, vedi che c'era video. Era la DisplayPort che non ce lo mandava. Perché l'input gli è arrivato. Lo schermo ancora non si vede, ma ha ricevuto l'input. Però non vedo un cavolo. È che non era RAM. Sì, sì, non era RAM. Non era RAM. No, in realtà gli ho attaccato questo adattatore all'HDMI. Quando ho acceso è andato su HDMI con la frequenza. Però non si sta vedendo. Ma tu c'hai il BIOS pronto?
Lo vuoi fare comunque? Certo, assolutamente sì, raga. Perché inseriamo la chiavetta, vediamo. Intanto fatemi vado a vedere se c'è un adattatore. Vediamo il leddino qua, io premo il tasto. Ok, e il led è partito. Aspetta, aspetta. Mo si sta flashando il BIOS con l'ultima versione. Questa è la modalità di flash che puoi fare sulle schede madri che hanno il tastino dietro con scritto flash BIOS button. Dovrebbe montare un 5.9 come processore. Ma ce dovremmo avere qua l'adattatore con display port, eh? No, no, magari ce l'abbiamo là nei cassetti. Che da qualche parte ce l'abbiamo. Guarda, nei cassetti ce l'abbiamo sicuro. Un pochetto, ce l'abbiamo sicuro. Tanto si sta facendo. Si sta facendo da solo. Sì. Che ricordi quel tastino? Che ricordi, capita? Il salvavita in certo caso. Pensa che ultimamente quando sto magari aggiornando un BIOS tramite MSI Center, prima di dirgli ok installalo, controllo se ha il tastino. Se non ce l'ha io lo faccio a mano, se ce l'ha ma rischio. 5.9 è un bel 12 core, cioè è ancora un signor processore. No, no, assolutamente. Ma non si discute la potenza di calcolo del processore di per sé. Ci sono adattatori da tutto a tutto. C'è pure il mini display port, eh? Però ce l'avevamo, tac. Bravo, Dio Gio. Lettore floppy USB. Questa procedura, l'unica cosa brutta è che è molto lenta. Vabbè, perché tu ce la fai? No, è che ci mette circa 5 minuti per farla. Occhio che il 5.9 supporta fino a 3.2 frequenza RAM. Sì, con l'XMP attivo, ma qui è di default, deve partire senza XMP. Cioè, comunque quelle 3.6 parte uguale, Sì, sì. Ma andando avanti ormai lo stanno mettendo un po' su tutte Blackis il tastino, cioè quella ormai è diventata una proforma che tutte come le schede, come secondo me il wifi, cioè a breve sì, sì, pure sulle H610. Sì, ormai di default il cippetto gli costa talmente poco che gli conviene metterlo dappertutto. Sì, secondo me non va perché là non gli piace. Poi vabbè, metterci pure la quadro è pure particolare. Sì, sì, ma infatti guarda questo. Ma poi Civita, ma che cazzo ci fa con la quadro? Lui dice, ma io ci fa, ma te capisci un cazzo. Le simulazioni. Questo c'è lavoro, poi c'ho quello per giocare, c'ho quello per navigare, c'ho quello per scaricare, c'ho quello che fa ricette, c'ho quello che fa le schede della palestra, vente via, c'ha 7 PC. Lui invece di splittare un PC e farlo diventare multitasking, lui compra un PC per una cosa. Sì, poi c'è stato da dire che prima Civita teneva tutto più o meno aggiornato, grazie, più o meno tutto a puntino. Adesso il PC, il PC più nuovo che c'è è del 2019. Cioè stiamo cominciando, secondo me, a mollare un po' da questo. Da mo' che ha mollato, da quando ha conosciuto la moto. Pure io qua no. Mo' se siamo persi. Sì, allora, quando finisce di flashare Forgets, vedrai che quell'eddino che io sto inquadrando, che lampeggia, ma il PC si riaccenderà. Se spenge, si riaccende e parte come se l'avessimo acceso noi. In quel caso sta ripartendo normale e dovrebbe fare la procedura di avvio. Federico, se non va video, lo spostiamo da là su un altro monitor, perché... Sì, sì, probabilmente, perché con la quadro, con questo attacco, la scheda d'acquisizione spesso rompe le scatole. Quindi magari lo metti sugli altri monitor, monitor diretto e parte. Che poi sei incazzato, io ho solo torte di RAM, ho messo quest'altra in parte. Ho detto cavoli. Non lo mettono per farti cambiare scheda madre così ci guadagnano. No, no, lo mettono. Niente, che la quadra, essendo una scheda diversa da una scheda gaming, cioè esce solo con DisplayPort, che una volta, vabbè, adesso è normalità vedere una scheda. Una volta noi ci portavi una quadro, se non ci davi l'adattatore che era mini DisplayPort a DisplayPort o ad HDMI, non sapevamo come attaccarla. Non c'avevamo manco noi i monitor che c'avevano sta presa, perché il DisplayPort all'epoca non era così diffuso come tipo di presa. Era più facile avere il DVI normale. E quindi esistevano adattatori da DisplayPort a DVI, dei pezzi di cavo che ti consentivano di attaccare
Quindi quando noi lo colleghiamo alla scheda d'acquisizione nostra del PC, può capitare che magari qui, almeno per la nostra esperienza, non vada a video e noi ci incavoliamo. Sì, però qua c'è il discorso che c'è un doppio passaggio, no? Sì, sì. Se lo prendi però lo sposti sull'altro tavolo, se appena il DVR eri ricco, ha detto bene, vuol dire che c'hai 120 Hz minimo. E quindi tante volte lo spostiamo sull'altro tavolo attaccandolo a un monitor diretto, diciamo, ah, qui parte. Non so perché alcuni PC sto monitor o la scheda acquisizione è un po' così schizzinosa. Scusate, ma la regola empirica non scritta diceva: mollo il PC per la gnagna, ma tu ci vedi, quella regola non esiste. Lui aveva la molla, boh, si è spalmato il piccione sulla porta. Ho fatto un paio di volte questa procedura su Asus, non sapevo che su MSI ci mettesse così tanto. Incredibile. Domanda per Fabio: un meccanico che ha un'officina, quindi ripara veicoli, è un artigiano? No, è un meccanico. No, non è un artigiano. Ecco, ha finito. Artigiano sono le tappezzerie. Ha finito. Mo si è riacceso normale. Si è spento il LED. Diminuisce il regime delle ventole, dovrebbe accendersi la VGA, però non è nemmeno un commerciante. No, però dà dei servizi, che c'entra? Ah, beh, come lo cataloghi? Che commercio e artigianato, industria, commercio e artigianato. Poi che dice HDMI, lì arriva l'input. Gli arriva l'input, ma non gli piace quello che gli arriva. Poi muore così. No, sta funzionando. Aspetta. Mo dovrebbe riprendere. Ha fatto boot, VGA, boot. In teoria dovrebbe andare a video. No. Grazie Lori Games per il follow. Ciò non può comprare pezzi da rivenditore e venderli al dettaglio, ma solo montarli? Penso di sì, ma poi perché mi fai questa domanda a me? Io non sono un meccanico, non ho un'officina meccanica. Comunque niente, questo rimane. Cioè in realtà è a video. Secondo me è a video, ma non mi piace, sì. Riproviamo col display. Ho tirato fuori un adattatore a tirati. Ah, ho capito, quello c'è. Volevamo riprovare quest'altro cavo di DisplayPort. Dai, ci stiamo, poi male va, lo spostiamo sull'altro tavolo, dai. Questa la chiavetta non serve più. Eh certo, Fasso, è a destra il debug LED. Quello che vedi in cam. È quello rosso che vedi alla destra sopra il 24 pin, quel LED rosso che vedi adesso acceso. E poi adesso si è spostato su RAM. Gidez ha detto tutte cose vere: 1. La batteria tampone, 2. ORM, 3. La busta della scheda madre dalla scossa, 3. La pellicola DC, 4. MD. Guarda, sull'ultima è quella che c'ha più ragione. Salve, che succede a questo PC? Niente, sono state cambiate delle RAM e non sta andando a video, quindi abbiamo aggiornato il BIOS e stiamo facendo la procedura che ci consente di sbloccare la situazione della scheda madre. Rimane su boot, ma comunque la scheda video che sta facendo la schizzinosa, perché prima col DVI si è spento il tasto boot, adesso col DisplayPort non si spegne. Ma scommette se lo metti da là a questo parte? Anche che si imparte a quadro. Guarda, fai sta prova, dai. Tiè. Vai. Lo provo, ma sempre col DVI lo provo, però. È DVI, però DVI diretto quello, Anche quello, Quello c'è DVI diretto. Pure quello, ciccio. No, dico pure no, DVI, non DisplayPort. Capito? Va bene. Poi, scusate, della parte che friccichello, comunque c'ha gli anni che c'ha, Andremo a scoprire se, mettendolo lì giù... Via, leva questa. Se il PC partirà, facciamo. E sta un banchetto solo. Sta su un banchetto solo. Il monitor è quello subito sopra, dovrebbe essere. Vediamo se parte. Gli altri tre banchetti stanno qua. Allora, si è riacceso. Il monitor è quello a destra. Ah, a destra? Eh sì, è quello che c'è di qua. Quindi è quello, quello sopra? Sì. Finita la bet, finita la bet. Quindi il problema era Civita. Aspetta, però dobbiamo rimettere tutte e quattro, eh.
Mannaggia Civita. Comunque no, che mi hai detto prima le viti? No, non l'ho presa ancora, eh. Dopo, mo che stacco, le vado a prendere. Cerco di andarla a prendere. E ma ha creato il problema con il BIOS, direi pagare a scremare. Te piacerebbe, direi che ti piacerebbe. E invece il problema era Civita, che ha levato tutti e quattro i banchi di RAM e l'ha rotto. F1 durante setup, abilito l'XMP, adesso stanno a 2133. F10, salva ed esci. Ora rientriamo nel BIOS. Ma paga ci dell'assistenza, ma che paga? A scappellotti qua dietro paga. Tacite Pippo. Sì, ma non solo Aci, non so da che cosa è dipeso, alcune volte è così, ma come a noi per dire ci capita. Eccole qua, le RAM a 3006, vengono viste a 3006, funzionano perché stanno a 3.6 come vedete da qua e funziona tutto. Posso salvare ed uscire, non so se gli carica il sistema operativo perché non so se c'è il sistema operativo installato, però sì. Ma quale content per la live? Ma io lo sapevo, guarda, l'ho visto qua stamattina, ho riconosciuto che era il suo, siccome Fabio si era dimenticato di dirmi che cosa aveva sto PC, manco l'ho visto. Spegni tutto e metti le tre RAM, già fatto, già messe le tre RAM, ci sono tutte le RAM adesso. Te ne sei accorto che l'ho montate tutte già? Ma questo in realtà si può prendere il pannello. Ecco qua, sta partendo. Sta parte. Ah, non c'ha niente, non c'ha Windows installato questo? Fammi andare a vedere. Sta in wifi, a meno che non l'ha accusato. Dominio! Non l'hai visto, eh? Raga, vi ricordo che stasera montiamo il volante, eh? Controlla se il boot e seleziona la MBR di Windows. Dobbiamo vedere sta cosa. Ora faccio F11 per vedere se c'ha dei dischi. Questo è il caso per portarlo, gli ha staccati, eh. Magari dice lo sto a formattare perché io ho cambiato i RAM, eh. Luca è strano, ragazzi. Resta in campana quando fa. Vedi che non ci mette manco un disco. Ma i dischi ci stanno su sto PC o non ci stanno? Non mi vede proprio. Però un SSD ce l'ha sull'M2 montato. Guarda che questo ha fatto i danni. Questo ha fatto i danni. Ma li vede? Eccoli i dischi. Ma questo c'ha la RAID? No, c'ha un disco da 8 tera, un disco da 4 tera e l'SSD da 500 sull'M2. Che ha fatto questo? Cioè, questo c'ha la UEFI, questo ce l'aveva, te lo dico io, questo c'era un CSM. Te lo dico io. Senti, non scemo. Prova così. Proviamo così. Grazie Teori Diaz. Stasera si va di pennello, devo trovare le viti. Drust, posso farvi una domanda sull'Hitech Dark Cave? Certo, però vai. Facci la domanda, considera che al momento abbiamo disponibili i micro ATX sia nero che bianco. Gli ATX standard ci arrivano oggi. Quindi ci arriveranno a momenti. Controllate il silo se li state aspettando per poterli ordinare. Andiamo a vedere. Monitor 240 e 360 di TAF Gaming Hitech sono buoni? Sono due marchi diversi, però allora ti posso dire sì, quelli di TAF Gaming di Asus sì,
Quelli di Hitech sono degli ottimi pannelli, quindi si vedono bene, ma hanno magari, ecco, loro vanno un po' a risparmiare sulla plastica o sull'alimentatore, cioè su quello che è esterno, software, sui settaggi, esatto, queste cose qua. Però il pannello di per sé si vede bene, quindi è un buon pannello se uno voglia risparmiare un po' e vuole arrivare a delle risoluzioni. Ho abilitato CSM, ho fatto salve, esci, tocca aspettare un'ora e un quarto che MD che riparte, perché questo se sta a riscrivere pure i 10 comandamenti sui tavoli della Bibbia, perché capirai, tocca da MD, Lisa su si è sentita male quando ho abilitato CSM, ho fatto salve, esci, gli è preso il coccolone. C'è un monitor 240 Hz di Hitech a 130 euro, possibile? Possibile. Bisogna pagare la bet sul Civita Casinaro, assolutamente sì, Blackis. Ma il processore di quel PC, sì, guarda, mo adesso sei risvegliato. Per un attimo ho visto il logo della scheda madre. Mo non si sa se parte, se si riavvia. Madonna, comunque per cambiare il settaggio, santa matosca, potevi piatte. Calcola, l'aspettativa al lavoro, devo dire via. Salve Pascalise, quanto tempo che non ti vedo. Non parte. Reboot Excel proper device. Sì, o bello. Però vedi se qua vedi... ci pensa Civita. Sì, qua ci pensa lui, perché ti dici come stava settato lui. No, perché poi è capace che te dice sì, i dischi ci stanno, ma non c'è installato assolutamente niente sopra. Certo, dice no, li ho formattati prima di montare le RAM, no? Poi di qui i dischi vedi tutti e tre, vediamo se prendo il 500, se parte, no. Non parte. Quindi l'MBR questo CSM, poi capirai, 45 minuti. Ah. Aspetta. Vedete se entro nel BIOS. I pannelli Hitech RAM 3.6? Sì. I pannelli Hitech chi li fa? Non si sa. Allora, sì. Ah, le RAM mo adesso mi ha rimesso a 2133. Come ho messo Wavy ha fatto un bordello. Però l'XMP è attivo, Ha fatto un bordello. Vediamo su boot. In realtà qui mi vede il disco da 4 tera come boot primario, ma non mi deve vedere assolutamente questo. Aspetta, qui devo cambiare. Oh. Eh no! Quando era un gioco non arriva MD, dice che è acerba. Ma guarda. Guarda, non ce voglio arrivare MD, guarda, sta bene così, guarda. Dove sta la sezione del disco principale? Dove stai? Ma perché ti stai incartando? Tanto adesso questo se lo sblocca. No, perché io so che io conosco i miei polli. Questo l'ha fatto tipo un ride. Io so che Luca. C'è stato tipo Intel Optane, cose così. Io so che Luca questa cosa tu gliela dai così, rimane così. E lui sta impisciato su sta cosa. Ma l'ha fatto lui. Comunque non mi vede. Il DBS Priority dove sta? Non ci può essere, no? Si è messo UEFI. No, sta Legacy più UEFI. Lui mi dice, però come hard disk mi dice mi vede VD da 4 da 4 tera. Scendi giù. No, me vedresti. Scendi. Eccolo, non l'avevo visto, sono talmente veloce che mi ha rifresciato. Devo mettere probabilmente 500 principale, che adesso è 500 principale, fai salva ed esci, vediamo che succede. Fa la live di stasera, la recuperi venerdì? Ma basta, no, non hai capito niente. Sono spostate al venerdì, la live del martedì non c'è più. E infatti ti ho detto ieri sera, visto che Fabio non ci sta stasera, io voglio montare il volante oggi, così posso fare un po' più tardi in caso succede qualsiasi mercoledì che non lavoro, la faccio oggi la live. Stasera monto. Oh, ma che sei di legno? Ma dove sta la difficoltà? Parte, dice la settimana sono 7, ce li ripeti per favore? Non parte, va a far culo. Lunedì. Martedì, mamma mia, oh. Camfrizz, come Camfrizz? Oh, davvero? Ah no, è vero, che cazzo dice? Dasci le Pippo. Allora, aspetta, fammi rimettere il logo qua in solo UEFI. Questo ha fatto un bordello, lo dico io qua che ha fatto. Lascia la miseria, mannaggia. Vabbè, manca a facco io, uno non può essere lì. E no. Ma è umanamente possibile che una persona faccia sto casino? Sì. Con Luca sì, tutto è possibile. Io vi dico solo una cosa. Un anno fa, io stavo qua, Fabio stava a Romix, era un weekend di Romix, forse ottobre scorso. Venne Luca e mi disse: si è rotto l'alimentatore del mio PC. Lui aveva già la diagnosi. Aveva un 11 Dynamic Mini, quello più piccolo, micro ATX.
Ma guarda caso il pezzo rotto è sempre quello che ha comprato da noi. Ma perché quello è aperto? L'ho aperto io ieri e poi non l'ho richiuso, perché? No, perché appunto l'avevo chiuso, avevo sistemato tutto, dico perché si è aperto mo sto coso. E dicevo, è venuto l'anno fa, entra e fa, c'ho l'alimentatore rotto. Io comincio a guardare, volete sapere che cosa aveva combinato questa persona? Era riuscito a stuccare il filo di accensione del case. Io l'ho dovuto spellare e risaldare, perché sennò buttavi il case, che c'è anche un filo molto lungo. Perché lui dice, no, ma io ho montato un disco. Sì, è lui, se mette il disco e fai così, c'è il filo in mezzo, quello l'ha tranciato. Capito? Allora, vediamo un po' qua. Però qua lui qui non mi vede i dischi, quindi io non so come ci aveva settato prima di fare partire questo coso. Ma te che cazzo? Niente, volevo provare parte, sì. Sì, sì, magari sì. Ti dirà, io ho formattato tutto perché ho dei dati sensibili sopra, non è che posso. Io non ti dico niente. Non so come l'ha settata lui questa cosa, perché effettivamente su UEFI lui i dischi a lui non glieli vede. Quindi vabbè, ce lo dirà lui quando viene, perché sennò così diventavo scemo, magari famo 1800 prove e non ne veniva a capo. Lasciate, tanto non gli partiva, mo parte. Il problema è che erano Windows 7, io ho installato Windows 10, quindi parzialmente incompatibili, non si sarebbero installati, inoltre credevo di trovarli in rete. Non serve nulla fare i backup di drive, i drive vanno installati sempre Xnovo, anche questo è vero. Dovete mettergli dei sigilli al case quando gli fate il PC, così stare sicuri che non lo apre, anche questo è vero. Che scheramare è questa? La B550 Tomahawk. Comunque, intanto paghiamo la BET, perché la BET paga, va. Questa è che questa la paghiamo. Mannaggia la Civita. Ma è tutta sta roba? Ma che ne so, chi più va avanti più aggiungono stronzate. Allora, qua non hanno capito che i problemi per i Twitch sono altri. Qua pronostico. Vabbè, hanno votato tutti Civita. Tutti Civita. No, oh, pezzi quasi. Lo conoscono tutti, incredibile. Mortacci. Paghiamo la bet. Quanto fate fatturare per un intervento del genere? Allora, aspetta. Vabbè, Civita un po' da insulti o mandiamo via così. Civita non lo facciamo pagare, perché in questo caso Civita, a parte che è un nostro cliente, poi ci ha fatto sempre tanti favori anche in passato, ma comunque è un nostro cliente da 15 anni per una cosa del genere, ma pure se fosse stato da 2 anni. Stacca i RAM, te li rimetto, te vanno via. Sto raccogliendo, Scusate se ripeto la domanda. Allora, mi è arrivato il case. Ho montato tutto, ma il controller mandava le ventole a tutta e dal telecomando non si riescono a modificare. Scrivo ad Hitech e mi dicono che è un difetto di fabbrica. Mi mandano il controller nuovo. Ora le ventole si regolano con il telecomando, il problema è il driver più a lunghi tempi. Che l'evento se andasse a cercare di dare qualcosa, non installo. Ok. Ma vanno a palla appena acceso il PC. Questo penso sia normale, appena acceso il PC, perché gli danno tutta la corrente, poi il controller interviene e le fa andare più piano. Ma non puoi, in caso, se sono ventole 4 pin, staccarle e attaccarle direttamente alla scheda madre, in modo che bypassi, almeno per quanto riguarda la rotazione delle ventole, il controller? Allora, dunque, almeno 50 l'avrei fatto pagare. Eh no, vabbè, in questo caso non lo puoi far pagare. Dimmi le porte le mozzarelle dopo a me. Credo che sì, alla fine ho bypassato tutto, altrimenti andavano sempre a palla anche 10 minuti dopo l'accensione. Sì, questo è un po' il problema di alcuni controller con alcuni case, non solo Hitech, poi alcuni pure a volte anche quelli dell'Antec sono un po' ballerini. I controller sono sempre un po' difficili da interpretare, purtroppo. Allora,
Ritorniamo qua noi. Vabbè, l'abbiamo fatto godere con questo pronostico. Sì, però sai che le cose alla fine trova il difetto, il format trova il difetto, c'ha sempre i suoi estimati. Vabbè, certo, trova il difetto, è figo perché ognuno può dire la sua, ognuno può fare la sua diagnosi. Poi arriva sempre il furbo che ha detto la batteria tampone. Vabbè, quello è ovvio, ma la batteria tampone c'entra sempre, è sempre colpa della batteria tampone. E vi abbiamo dimostrato che il... monitor con la scheda video con la scheda d'acquisizione scazza da problemi, quindi alla fine il problema Luca come al solito verrà e farà ma io pensavo che era il processore. Che è successo? Questa è una diapositiva in effetto sfocatura alta velocità, che devi fare? eccoci batterie con COVID, chi ha fatto il tampone? De che? Me bannate Maurizio, benvenuti. Mauri. Così è troppo. Una domanda sul connettore RGB tramite splitter a 4 riesce a dare corrente a tutte le 4 ventole? In teoria fino a 5 sì. Sì. Per tutto teorico. Sì. Vabbè, in teoria sì, dipende dall'assorbimento che richiede la ventola di per sé, ma a volte anche con 6 dispositivi nessuno flicker e funziona tutto. Comunque sì, funziona. L'importante è che non ti niente sbagli. Costa purtroppo niente, mo sta andiamo. Impossibile arrivare al PC senza cambiare la batteria tampone, risaputo ormai, ovvio. Ora che si fa ora? Nulla, perché la live dura un po' meno del normale, cioè un'oretta e mezza anziché le canoniche due, perché non ci abbiamo il PC da montare. Abbiamo trovato, diciamo, questo passatempo oggi. Lo siamo lasciato per ultimo quello di Civita. Uno perché era quello di Civita, e due perché era forse il più interessante. Sì, mo speriamo che per venerdì ci vengano confermati un po' di preventivi che stanno in giro, così abbiamo una bella build da farvi vedere. Uno me l'hanno confermato adesso. Eccola, qualcosa forse ci abbiamo. Tu gli dici che per domani, se no stiamo rovinati. No, è questo entro giovedì, lo cadere. Entro giovedì. Però in teoria lui viene giovedì, ritira questo e ce ne commissiona un altro identico. Quindi in teoria l'altro gli si può fare venerdì. Ok, allora potrebbe essere una cosa buona. Allora, vabbè ragazzi, vi abbiamo già anticipato prima quello che faremo nei prossimi giorni, a parte venerdì naturalmente alle 2:15 qui su YouTube, cioè noi siamo su Twitch qui, inteso qui dal laboratorio, ma su YouTube... Dicembre e gennaio costa, però non è una scienza esatta questa. È vero. E un piacere alla vostra compagnia, grazie Savino, e vi ricordiamo che i prossimi appuntamenti sono, ricordiamo, per i scordarelli stile Walter o altri o simili. Stasera Fabio non farà la live consolidata il martedì perché l'ha spostata al venerdì e quindi comunque si è restati sintonizzati per venerdì. Tra l'altro venerdì, ve lo dico, non è su Twitch, cioè ne farò una, due, vediamo in contemporanea su Twitch, però di base l'idea è spostare il canale di Easy Garage su YouTube, quindi seguite Easy Garage su YouTube, sennò a breve non lo vedete più. Esatto. Stasera 3 ore di parlantina. Sì, perché stasera io devo dipingere un pezzo di metallo dove ci andrà il volante, bucarlo con il trapano e devo andare a comprare mocche e stacco, le viti, perché me la so portata appresso, perché stasera dobbiamo montare il volante. Ok, quindi questa mo che esco vado al ferramenta e le vado a comprare, quindi stasera intorno alle 8:30 9 starto e vediamo di riuscire a fare tutto entro stasera, speriamo di riuscirci. Va bene? 4 buchi, cazzo. No, 4 buchi, monta quello, devo alzare il monitor, devo abbassare pure il sedile, devo fare un sacco, quindi devo smontare mezza postazione e rimontarla e dipingere dove si sbecca o dove magari girando dei pezzi di metallo si vede, quindi per quello diventa un po' lunga. Tra l'altra volta è stata interessante, parecchi hanno seguito bene, quindi spero che stasera insomma si replica la cosa. Va bene? Ci vediamo quindi prestissimo, ragazzuoli, ci vediamo nei prossimi... Noi va bene, ah, tra l'altro se tutto va bene giovedì esce il video dell'assemblaggio che ha fatto Stefano, in quel video io non ci sono, ha fatto tutto da solo e poi il PC sta di nuovo qua, non perché ha sbagliato qualcosa, no, perché il cliente sono state chieste delle aggiunte, ci ha chiesto di mettere in termostato, ci ha chiesto ci porta un altro termostato. Termostato. Perché mo c'hanno i termosifoni questo, ci porta un altro commander proprio per complicarci la vita, ha detto ho visto che sono andati bene ma la faccio più difficile, vabbè, quindi faremo pure quello. Ragazzi, ci vediamo stasera, va bene? Mi raccomando, non mancate. Ciao, 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 ciao.